Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi croissant, ormai un dolce di emblema mondiale che sotto i nostri occhi attenti si è diffuso a partire da Vienna, precisamente verso la prima metà del XVII secolo, quando gli ottomani erano alla conquista dell'Europa e stavano arrivando verso Vienna. Uno dei più grandi strateghi della storia, Mustafa Pasha, che tra l'altro era anche il capo di questi ottomani, pensò che di notte, per assediare meglio la città di Vienna, si dovessero scavare delle gallerie e in questo modo si raggiungeva molto più facilmente appunto questa città. Ma leggenda vuole che i fornai durante la notte sentirono il fortissimo rumore che producevano gli ottomani sotto i loro piedi. Per questo motivo i fornai e i panettieri vennero celebrati appunto perché loro riuscirono a scoprire questo attacco a sorpresa da parte degli ottomani. E la città chiese a loro di produrre un dolce particolare che segnasse la vittoria su questo popolo. Uno di loro in particolare, Peter Welder, riuscì a creare una deliziosa mezzaluna dolce ispirandosi appunto alla bandiera turca. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa delizia dalla lunghissima storia. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di farina manitoba, 140 ml di acqua tiepida, 100 ml di latte fresco intero tiepido, 100 g di burro a temperatura ambiente, 55 g di zucchero, 10 g di lievito secco e 10 g di sale marino fino. Per prima cosa mettiamo l'acqua, che è tiepida, dentro una ciotolina, alla quale aggiungiamo il lievito e 2 cucchiaini di zucchero dai totali. Mescoliamo per bene aiutandoci con un frustino e fatto ciò lasceremo tutto a riposare per circa 10 minuti. Poi trasferiamo dentro una bulk capiente la farina, il sale, lo zucchero. Mescoliamo leggermente aiutandoci con un cucchiaino . Facciamo una conchetta in mezzo, poi aggiungiamo il nostro lievitino, eccolo qua. Mescoliamo molto piano, aggiungiamo il latte a filo. Poi non ci rimarrà altro che aggiungere il burro qualche pezzettino alla volta. Fatto ciò mescoleremo per bene il tutto finché non diventerà un impasto omogeneo. Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati non ci rimarrà altro che trasferire il nostro impasto sul banco di lavoro e lavorarlo con le mani finché il tutto non diventerà bello liscio e omogeneo. Questi movimenti qua sono fondamentali per ottenere un impasto bello. Un passaggio importante per sviluppare il glutine è battere molte volte l'impasto sul piano di lavoro. Poi ovviamente si continua a impastare normalmente. Fatto ciò non ci rimarrà altro che prendere della pellicola alimentare trasparente, metterci sopra l'impasto, coprirlo per bene e lasciare tutto a riposare per tutta la notte. Mentre il nostro impasto sta riposando in frigo, noi ci occupiamo della sfogliatura dei nostri croissant e per essi ci serviranno 250 g di burro di alta qualità. Mi raccomando ragazzi, deve essere veramente un ottimo burro, se no non verranno mai dei croissant buonissimi. Il prossimo passaggio sarà quello di creare un quadrato con il lato di 20 cm aiutandoci con un righello e una matita. Poi gireremo il tutto in modo che la mina della matita non abbia nessun contatto con il burro. Poi esso lo mettiamo sopra al quadrato, poi ci mettiamo un altro foglio di carta da forno sopra.
Estendiamo il tutto aiutandoci con un mattarello finché non raggiungerà la lunghezza prestabilita. Ed ecco qua come è venuto il nostro burro. Ora non ci rimane altro che metterli in frigo fino al momento del bisogno. E dopo una notte di riposo in frigo prendiamo il nostro impasto, lo adagiamo sul nostro piano di lavoro già infarinato, ne mettiamo anche un pochino sopra. Poi, aiutandoci con un mattarello, stendiamo il tutto finché non raggiungerà la lunghezza di 44 cm e la larghezza di 24 cm. Raggiunta la lunghezza desiderata, non ci rimarrà altro che, aiutandoci con un pennello da cucina, eliminare la farina in eccesso. Poi prendiamo il burro e lo mettiamo nella parte superiore. Molto delicatamente lo togliamo dalla carta da forno. Prendiamo la parte posteriore e la portiamo su quella superiore a coprire. Lo chiudiamo bene. Per assicurarci che il burro rimanga ben chiuso dentro il nostro impasto, aiutandoci con un mattarello, rifiniamo per bene i bordi. Fatto ciò, stendiamo il tutto finché non raggiungeremo la lunghezza di 40 cm e la larghezza di 20 cm. Raggiunta anche questa volta la lunghezza desiderata, togliamo la farina in eccesso, poi portiamo quasi a metà la parte superiore del nostro impasto, proprio in questo modo. Sempre togliamo la farina in eccesso, poi portiamo l'altra parte in modo che combaci con l'altra, ossia sempre a metà. Togliamo la farina in eccesso. Poi copriamo il tutto dalla parte superiore verso quella anteriore. Lo giriamo dalla nostra destra ed ecco qua che abbiamo fatto la prima piega. Ora prendiamo della pellicola alimentare trasparente e lasciamo il tutto a riposare in frigo per una mezz'oretta. Dopo la mezz'oretta di riposo mettiamo un pochino di farina sopra e sotto al nostro impasto. Poi, aiutandoci con un mattarello, stendiamo il tutto finché non avrà una lunghezza di 40 cm e una larghezza di 20. Ora possiamo già applicare la nostra seconda piega, esattamente come prima. Portiamo la parte superiore verso il centro, togliamo la farina in eccesso, prendiamo la parte inferiore, la portiamo in modo che combaci, esattamente in questo modo, togliamo sempre la farina in eccesso, poi pieghiamo il tutto a fazzoletto. Ecco qua, spingiamo leggermente, togliamo sempre la farina che avanza e mettiamo la piega alla nostra parte destra. Ecco qua, ora copriamo il tutto con pellicola alimentare trasparente e lasciamo il tutto in frigo per un'altra mezz'ora. Dopo la mezz'oretta di riposo siamo giunti alla terza e ultima piega, in cui facciamo esattamente gli stessi procedimenti di prima, stendendo l'impasto a 40 cm per 20. A questo punto non ci rimane altro che applicare le nostre ultime pieghe e questa volta ne facciamo solamente tre. Portiamo la parte superiore a metà della lunghezza del nostro impasto, togliamo la farina in eccesso e copriamo con la parte inferiore quella superiore. Poi portiamo la nostra piega alla nostra destra. Ed ecco qua il nostro impasto. A questo punto non ci rimane altro che coprirlo con pellicola alimentare trasparente e lasciarlo riposare in frigo sempre per una mezz'oretta. Finalmente siamo arrivati al momento della creazione dei nostri croissant. Abbiamo spolverizzato per bene il nostro banco di lavoro di farina, ne abbiamo messa un pochino anche sopra e ora non ci rimane altro che stendere il nostro impasto a 70 cm di lunghezza per 28 di larghezza.
Come avrete potuto notare nei video precedenti di stesura dell'impasto, noi stendevamo sempre solamente in una direzione. Ora invece possiamo stendere in tutte le direzioni. Ora ricaviamo dal nostro impasto i croissant. Si deve formare un triangolino con base di 9 cm. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Noi per facilitarci usiamo un righello. E mi raccomando, devono sempre combaciare. Quando avremo finito di ottenere tutti i nostri triangolini, aiutandoci con un pennello da cucina eliminiamo la farina in eccesso, poi aiutandoci con un tarocco facciamo un piccolo taglietto nel mezzo, li arrotoliamo. Quando vediamo che ci stiamo avvicinando verso la punta, la tiriamo leggermente, in questo modo, e continuiamo ad arrotolare. Mi raccomando, la punta deve sempre rimanere sotto il nostro croissant. Continuiamo così finché non finiamo tutti i triangolini. Quando abbiamo finito di fare i nostri croissant non ne dobbiamo mettere più di 5 per teglia. Poi ci mettiamo sopra della pellicola alimentare trasparente già oleata, così non si forma la crosta, e lasciamo il tutto a lievitare per circa 2 ore, ossia fino al raddoppio totale. Per chi non volesse cuocere tutti i croissant, si possono conservare in freezer coperti da un foglio di pellicola alimentare trasparente e si lasciano lì fino al momento del bisogno. Poi, quando si ha voglia di cuocerli, si tirano fuori, si lasciano scongelare 4-5 ore, poi si cuociono normalmente. Ma guardate che belli che sono i nostri croissant dopo un'ora e mezza di lievitazione! Che strati belli definiti! Adesso non ci rimane altro che spalmarci sopra dell'albume d'uovo per la prima volta. Poi, fra circa mezz'ora, andremo a fare la seconda copertura del albume d'uovo. Fatto ciò, lasciamo tutto lievitare per una mezz'oretta. Passata l'ultima mezz'ora di riposo, ora noi facciamo il secondo strato di albume ai nostri deliziosi croissant, mi raccomando molto delicatamente. Poi li cuoceremo a forno normale 200 gradi per 10 minuti, poi abbassiamo la temperatura a 185 gradi, sempre normale, per altri 10-12 minuti, ossia fino alla doratura completa. Ma guardate che belli che sono venuti i nostri croissant! Che delizie piene di sfogliature! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio! E adesso ci gustiamo queste delizie di dei croissant! Buonissimi, sono veramente super morbidi, c'è l'effetto crunch proprio, bella croccante, dorata, cotta bene, saporita, si sente bene il burro perché dà una croccantezza unica e un retrogusto veramente straordinario, è cotta perfetta dappertutto, persino nel centro. E veramente ragazzi, non so neanche più cosa dirvi, sono divine, non ho più parole. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!